Ciao a tutti, il mio nome è Rosita e vi do il benvenuto all'angolo del crimine. Oggi un nuovo appuntamento con la rubrica Creepy Hollywood Story. Per questo nuovo episodio vi parlerò di un'attrice iconica, la cui fine tragica è tuttora avvolta nel mistero. Oggi vi parlo di Natalie Wood. Nel vastissimo panorama delle attrici hollywoodiane, Natalie occupa un posto speciale. Il suo viso incantevole e dolcissimo la rendeva l'eroina tragica perfetta. E in pochi film si conquistò l'affetto del pubblico che la elesse come fidanzatina d'America, esempio di inquietudine e fragilità, che verrà fuori fin dal suo primo film come protagonista, girato a soli 9 anni nella pellicola Miracolo nella 34esima strada del 1947, un classico del cinema di Natale. Il suo debutto però fu a soli 5 anni nel film del 1943 Happy Land. Fin da bambina mostra un talento inarrivabile, era in grado di girare scene molto drammatiche, rimanendo sempre estremamente credibile. Ma chi era prima di diventare una enfant prodige e poi una grande attrice di Hollywood? Natalie Wood nasce a San Francisco il 20 luglio del 1938. Il suo vero nome era Natalia Nikolaevna Zakarenko. Era nata infatti da genitori di origine russa. Il padre Nikolai era figlio di emigrati russi. La madre, Maria Stepanovna Zudilova, era di famiglia aristocratica. Maria, insieme alla famiglia, si trasferisce negli Stati Uniti e una volta lì cambiarono il loro cognome in Gurdin. La madre, una ballerina con l'ambizione di diventare attrice, prima di trasferirsi a San Francisco aveva vissuto in Cina. Lì un indovino le aveva predetto che avrebbe avuto tre bellissime figlie. La seconda, le disse, sarebbe stata la più bella e sarebbe stata conosciuta in tutto il mondo per il suo talento artistico, ma le predisse anche che sarebbe sparita fra le acque nere e profonde. La prima delle profezie fu veritiera: Maria avrà tre bellissime bambine, Olga, Natalie e Lena. La madre di Natalie, forte di quello che le disse l'indovino, fu ossessionata dalla voglia di fare di Natalie una grande attrice e trasferì sulla figlia le sue ambizioni artistiche. Secondo la biografa di Natalie, la bambina non era particolarmente interessata a girare film, ma Maria la tormentava affinché, ad esempio, piangesse a comando e, conoscendo la sua grande sensibilità, arrivò persino a strappare le ali a una farfalla pur di scatenare una reazione nella figlia e farle fare la scena così come voleva il regista. Se fosse vero, oh mio Dio! Maria voleva ad ogni costo che la figlia diventasse famosa e la portava a ogni audizione che le capitasse a tiro. Inoltre, prese molto sul serio la seconda preveggenza e trasferì sulla sua secondogenita, Natasha come veniva chiamata, una vera e propria fobia dell'acqua. Tutti erano a conoscenza di questa fobia di Natalie, anche perché la madre, Maria, non mancava mai di ricordarle che le avevano predetto che sarebbe morta annegata. Peccato che il lavoro di attrice intensificò a dismisura la sua fobia, a partire da un film, The Green Promise, del 1948, dove l'attrice, appena undicenne, era quasi annegata durante una scena in cui un molo di legno improvvisamente cedette, trascinandola in acqua. Quell'incidente le provocò la rottura del polso e crebbe all'inverosimile le sue paure. Anni dopo l'attrice dirà: "Pare che io sia destinata a fare film dove c'è di mezzo l'acqua". Anche in quel caso era presente la madre, la quale quasi la spinse a percorrere quel molo di legno, che a ben guardarlo era tutto fuorché stabile. La madre, sempre lei, si indispettì molto con la figlia perché, accidenti, si era rotto un polso e questo avrebbe comportato interrompere le riprese. E pensate, per evitarlo, Natalie non venne mai portata da un dottore. Il suo osso si saldò male e le rimase anche una cicatrice che l'attrice copriva sempre indossando dei bracciali. A dispetto di ciò, la carriera di Natalie andò a gonfie vele. Per quel suo viso intenso, veniva spesso scelta per interpretare ruoli di ragazze ingenue, romantiche e pure d'animo. Gli occhioni da cerbiatto di Natalie, in effetti, erano un concentrato di profondità e dolcezza che presero a sceglierla per moltissimi film in costume. Ma la vera svolta della sua carriera fu per il ruolo di Judy in Gioventù bruciata del 1955, insieme all'astronascente James Dean, un film che divenne un cult perché fu tra gli unici tre film con James Dean e anche fra gli ultimi film con James Dean, tutti girati nel 1955, lo stesso anno in cui morì schiantandosi con la sua Porsche. Quel ruolo segnò il suo passaggio da attrice romantica ad attrice matura e drammatica.
anche se ci fu anche un'incursione nel mondo della commedia. Tra i suoi film più belli, West Side Story, Splendore nell'erba, che tra l'altro è uno dei miei film preferiti, con Warren Beatty, Questa ragazza è di tutti e tanti altri. E l'amore? Sulle faccende amorose della Wood si speculò moltissimo dopo la sua morte e in tanti sono pronti a giurare avesse avuto molti amanti fin da giovanissima. Uno di cui vi è certezza è il regista di Gioventù bruciata, l'allora 43enne Nicholas Ray, con cui l'attrice ebbe una relazione quando aveva solo 16 anni e con il benestare dell'ambiziosissima madre, ovviamente. Altri invece, come Robert Redford, suo grandissimo amico, la ricordano come una ragazza candida e per nulla interessata a collezionare uomini. Quando a 18 anni a una festa incontrerà l'attore Robert Wagner, se ne innamorerà perdutamente e fino alla fine Robert sarà il grande amore della sua vita. Quando si incontrano la primissima volta, Natalie aveva solo 12 anni e Robert aveva appena firmato per la 20th Century Fox. Era un attore promettente, con quello sguardo ammaliante e un'innegabile prestanza fisica. Robert girerà con i maggiori attori di quel periodo, ma ahimè otteneva sempre solo ruoli marginali. Non ebbe mai, per così dire, la grande occasione. Quella volta che si videro, una Natalie appena dodicenne promise a se stessa che un giorno avrebbe sposato quell'uomo. E così fu. La loro fu una grande storia d'amore, ma non tutto è andato come avevano sognato. E lo vedremo. La coppia si sposa con una cerimonia sfarzosa nel dicembre del 1957 e agli occhi di tutti la loro storia era una favola. In realtà, ben presto, le differenze fra i due si fecero subito evidenti. Dai diari di Natalie emergono tutti i dubbi circa una scelta, quella di sposarsi, forse troppo avventata. Erano troppo giovani, troppo inesperti per mantenere un matrimonio in piedi. Dal canto di Robert, detto RJ, il problema era sostanzialmente uno, la sua frustrazione nei confronti di una carriera, la sua, che non decollava, mentre quella di Natalie era in continua ascesa. Se Natalie era sommersa di copioni da visionare, Robert passava le sue giornate a cercare ingaggi. Un fallimento professionale che però finì con rovinare il suo rapporto con Natalie e che spinse l'uomo a tradire la moglie. Ma non solo, i ben informati dicono anche che avesse talmente le mani bucate da arrivare ad intaccare anche il patrimonio di Natalie. E a quel punto intervenne Maria, madre di Natalie, che consigliò alla figlia di liberarsi dell'uomo. I due divorziarono nel 1962 e Natalie, poco tempo dopo, si risposò con un produttore, Richard Gregson, da cui ebbe la figlia Natasha. Ma Natalie e Robert erano fatti per stare insieme e nel 72 i due si risposarono. Dalla coppia nacque una figlia, Courtney. Location del secondo matrimonio, un bellissimo yacht. E questo nonostante la fobia di Natalie per l'acqua. Natalie, la mattina del matrimonio, invia un messaggio a Robert, un messaggio che riletto adesso sembra essere un cattivo presagio. Spero che la nostra storia navighi su acque calme. Era un po' come se Natalie volesse esorcizzare la sua fobia sforzandosi di innamorarsi del mare, ma questa fobia ha sempre costituito un problema per lei e di conseguenza per la coppia. Nel 1981, mentre Robert firmava per la serie TV Cuore Batticuore, che tra l'altro sarà la sua serie più famosa, quello per cui è più conosciuto, Natalie inizia a girare il suo ultimo film, Brainstorm, Generazione Elettronica. Co-protagonista un giovanissimo Christopher Walken, che, lo vedremo, sarà una figura molto importante per quello che vi sto per raccontare. Era ufficialmente iniziata per Natalie la parabola discendente della sua carriera. L'attrice infatti lavorava per lo più per la televisione. Erano lontani i tempi in cui Hollywood le avrebbe costruito ponti d'oro sul quale camminare. Non era più la ragazza con lo sguardo languido, era una donna di 43 anni e i ruoli per lei iniziarono a scarseggiare. Quello che precedette quel maledetto 1981 fu un periodo duro per Natalie, che prese, ahimè, a fare uso di alcol e calmanti. Il primo mese di lavorazione il set fu stabilito in North Carolina. Successivamente il film si spostò nell'isola di Santa Catalina. In quel mese il rapporto fra Natalie e Christopher si intensificò molto, i due divennero grandi amici. La lavorazione del film si interruppe per il ringraziamento. Tutti tornarono a Los Angeles, ma Natalie, insieme al marito e Christopher, decisero di passare il weekend dopo il ringraziamento proprio a Santa Catalina, a bordo del loro yacht, lo Splendor,
nome dato in onore del film Splendore nell'erba, uno dei film più famosi di Natalie Wood. Santa Catalina è la più grande fra le Channel Highlands e si trova al largo di Los Angeles, meta di turismo di lusso, il cui golfo è sempre pieno di yacht. Siamo nei giorni fra il 26 novembre e il 29 novembre del 1981. A capitanare il Panfilo, il capitano Dennis Darwin, che da anni si occupava di scorazzare la coppia su e giù per l'Oceano Pacifico. Di fatto, Dennis era considerato uno di famiglia. A bordo dello yacht avrebbero dovuto essere ospiti anche altri amici della coppia, ma che alla fine declinarono l'invito. Lo Splendor era solitamente ancorato nella città di Avalon, la città più grande di Santa Catalina. Il quartetto passò la giornata di giovedì 26 novembre facendo shopping e poi a cena a bordo dello yacht. Qualcosa però non stava andando per il verso giusto. Natalie si sentiva inquieta e chiese insistentemente di poter dormire in un hotel. L'attrice, per qualche ragione, si rifiutava di dormire a bordo dello yacht e per questa ragione chiese a Dennis di portarla con il gommone sulla terraferma per permetterle di passare la notte al Lodge Hotel. Ma perché Natalie sentì il bisogno di fuggire dalla barca? Cosa stava accadendo? Dennis in seguito riferirà di un litigio furioso fra RJ, ovvero Robert, e Natalie. In effetti, in molti testimoniarono di aver sentito delle urla provenire dallo Splendor. I coniugi stavano litigando perché Robert aveva deciso di voler spostare lo yacht. In teoria, l'unico preposto a prendere decisioni di quel genere era il capitano, e cioè Dennis. Eppure Robert voleva, non si sa per quale ragione, spostarsi. Ma era notte, era buio perché la luna era calante e sembrava che una tempesta stesse per arrivare. E Robert sapeva benissimo quanta paura avesse Natalie delle acque nere e profonde. Perché quindi muoversi quando le condizioni meteo non erano proprio il massimo? Per farle un dispetto, forse? C'è da dire che quei giorni precedenti al misterioso incidente furono caratterizzati da eccessi alcolici. L'allegra compagnia, infatti, non fece altro che bere, avendo portato a bordo un paio di casse di whisky e del vino. Natalie alla fine si fece accompagnare al Lodge Hotel e in quel frangente pare abbia confidato a Dennis che avrebbe voluto divorziare da RJ un'altra volta. Natalie in quei giorni aveva il morale a terra, angosciata e preoccupata, al punto che avrebbe voluto trovare un volo e tornare a Los Angeles. C'è qualcosa infatti che non vi ho detto su Natalie e Robert, e cioè che piano piano la loro relazione era diventata parecchio tossica. Specie Robert era dominato da una tremenda gelosia. Per qualche ragione Robert soffriva tantissimo il grande carisma di Natalie. Forse temeva che la donna lo avrebbe lasciato per qualcun altro e per dominare questa paura le faceva delle scenate terribili. In particolare pare che Robert mal tollerasse la presenza di Christopher Walken, partner sul set e grande amico di Natalie. Infatti la decisione di invitare Christopher, indovinate chi l'ha prese Natalie. Perché in quel mese si era trovata benissimo con lui, rideva, scherzava e quindi questa Robert proprio non andava giù. Immaginatevi la scena quindi, Natalie e Christopher sulla barca a ridere e scherzare tutto il tempo e Robert in un angolo a macinare pensieri bui e terrificanti su quei due e soprattutto costruire delle enormi fantasie su una possibile relazione fra la moglie e Christopher Walken. Robert, invece, anni dopo, in un'intervista, darà tutt'altra interpretazione di quella sera. Dirà infatti che Natalie volle lasciare lo yacht perché soffriva il mal di mare e il rollio dello yacht la faceva stare male. Ad ogni modo, venerdì 27 novembre, Natalie e Dennis tornano a bordo dello Splendor. Natalie scrive le ultime annotazioni sul suo diario. Risacca molto forte oggi e questa solitudine non mi lascia in pace. Le buone intenzioni di Natalie al pomeriggio erano già svanite. La donna ripiombò nell'angoscia. Natalie, per distrarsi, decise di andare sulla terraferma con Christopher. I due entrarono in un ristorante, si piazzarono al bancone del bar e iniziarono a bere. Tempo dopo vennero raggiunti da Robert e Dennis. La poco allegra combriccola si ritrova a cena al Dog Harbor Reef. Era chiaro a tutti che fossero parecchio su di giri. Quella sera ordinarono parecchi drink, ma alla fine non vi fu nulla di eclatante nel loro comportamento. Erano solo molto allegri. Tutti tranne Robert, apparentemente. In molti, infatti, notarono quanto sembrasse scuro in volto. L'uomo era arrabbiato perché, chiaramente, sua moglie preferiva la compagnia di Christopher alla sua e a cena quasi lo avevano ignorato.
Quando lasciano il ristorante, però, il proprietario si affrettò a chiamare la capitaneria di porto, chiedendo loro di prestare attenzione perché erano davvero tanto ubriachi e rischiavano di farsi del male o recare danni ad altre persone. Il quartetto lascia il ristorante alle 22, presero il gommone e tornarono allo yacht. A questo punto, per anni, e ripeto per anni, circa 30, nessuno seppe dire cosa davvero accadde in quello yacht. Sta di fatto che appena un'ora e mezzo dopo, alle 23:45, Natalie sparì dal Panfilo, almeno stando alle dichiarazioni di RJ e Dennis. Quel che appare subito strano però è che le prime richieste d'aiuto partiranno solo dopo 1:30 del mattino. Perché così tanto ritardo? Ad ogni modo, una volta allertati i soccorsi, venne organizzato un briefing per capire il da farsi. Le squadre di ricerca decretarono che il tempo non fosse favorevole per le ricerche in mare. Era molto buio e il mare era abbastanza mosso. La capitaneria si avvalse quindi degli elicotteri, che alle prime luci dell'alba si alzarono in volo, a 1 chilometro a nord-est rispetto a dove era stato ormeggiato lo yacht. Alle 7:44 un corpo venne trovato e recuperato. Quello era il corpo senza vita di Natalie. Quando la trovano, era faccia in giù, nell'acqua, le braccia tese, indossava il pigiama, un piumino rosso e dei calzini di lana. Il corpo dell'attrice era pieno di lividi e abrasioni, 11 nella parte posteriore del corpo, sulle gambe, 28 nella parte anteriore, anch'essi sulle gambe. Inoltre aveva 2 ematomi ai polsi e presentava un'abrasione sulla zona frontale. Il rapporto del medico legale stabilì che la donna morì per annegamento, ma riportò anche che non vi era certezza se quelle ferite se le fosse procurate prima o dopo l'annegamento. Si ipotizzò che fossero conseguenze della caduta in mare. Dall'autopsia venne anche fuori che la donna aveva dei livelli di alcol nel sangue davvero, davvero alti. Lo abbiamo visto, Natalie aveva iniziato a bere fin dal pomeriggio e probabilmente lo aveva fatto anche poco prima di sparire dallo yacht. Il caso venne archiviato come annegamento accidentale. Secondo quanto riferito dal marito e da Dennis, dopo essere risaliti a bordo, Dennis si chiuse nella cabina di comando. Rimasero nella zona giorno Natalie, Christopher e Robert, che ci diedero dentro con l'alcol. Intorno alle 22:30 anche Natalie scese in cabina per dormire, lasciando i due uomini a parlare nella zona giorno. Solo intorno a mezzanotte Robert si sarebbe accorto che Natalie non era né in cabina né altrove. E non solo, mancava anche il canotto. Quindi senza una ragione apparente e senza dire niente a nessuno, la donna decise di scendere dalla nave. Quindi avrebbe tolto da sola gli ormeggi dal canotto, ci sarebbe salita su e avrebbe lasciato la nave. Oppure aveva provato a saltare sul canotto, ma lo mancò finendo in mare. A quel punto le correnti avevano trascinato lei e il canotto lontano dal Panfilo. I vestiti che indossava la resero pesante e gli sforzi per rimanere a galla erano enormi e più si dimenava per non sparire fra le acque, più il canotto si allontanava, fino a non poterlo più raggiungere. A quel punto, sfinita, Natalie si fece inghiottire dalle acque scure e profonde. Quella oscura profezia si era avverata. Come si poteva credere che una donna che era terrorizzata dall'acqua potesse mai scendere da sola dallo yacht per guidare un canotto? E senza neanche un giubbotto salvagente, Natalie non sapeva nuotare. Chiunque la conosceva sapeva benissimo che una cosa simile non era proprio possibile. Inoltre il mare era mosso, era molto buio perché non c'era luna. Neppure io, che non ho per nulla paura dell'acqua, avrei rischiato tanto. E poi, perché non chiedere a Dennis di accompagnarla o di togliere gli ormeggi? Dopotutto, solo la sera prima Natalie aveva chiesto a Dennis di portarla a terra. Perché non rifarlo? A queste legittime domande, il coroner si diede una risposta. Era troppo ubriaca per capire l'insensatezza di quanto stava per fare. Ma ovviamente, in molti invece, specularono parecchio su questo ipotetico incidente. E per quanto il coroner stabilì che si trattava di fatto accidentale, le voci su un coinvolgimento di Wagner, scusate se fino ad ora l'ho chiamato Wagner come se fosse tedesco, mi scuso, divennero sempre più insistenti. Per tutti c'era una sola spiegazione al fatto che Natalie si trovasse in mare col canotto. Qualcuno, al culmine di una lite, l'aveva spinta in acqua e quel qualcuno era proprio Robert. Ma le voci si spinsero oltre, alcuni infatti rumoreggiarono sulla presunta omosessualità di Wagner e in tanti ipotizzarono che la stessa Natalie avesse sorpreso Robert insieme a Christopher.
Da questa scoperta scioccante ne sarebbe nata una lite finita in tragedia. La figlia di Natalie, Natasha, fu però la prima a credere alla versione di Wagner. Non avrebbe mai creduto il suo patrigno capace di una cosa simile e difatti la ragazza rimase a vivere con lui per anni. Dopotutto, Robert l'aveva cresciuta insieme a Natalie come se fosse figlia sua. Natasha ancora oggi afferma con forza che Robert è totalmente estraneo a quella vicenda. Chi invece ha sempre creduto che dietro la morte di Natalie ci fosse ben più di un incidente è la sorella Lana Wood, la quale fin da subito puntò il dito sul cognato, dicendo: «Qualcuno mente, qualcuno ha ferito mia sorella e continua a farlo», affermando con forza che su quella notte Robert Wagner non abbia detto tutta la verità. Ai funerali di Natalie Wood c'era tutto il gotha di Hollywood, da Frank Sinatra a Warren Beatty, Laurence Olivier, Rock Hudson, Gene Kelly, Fred Astaire, e c'era ovviamente anche Robert Wagner, visibilmente affranto. L'uomo venne ripreso mentre si piegava a baciare la bara della moglie o mentre abbracciava le figlie disperate. In un suo libro di memoria del 2008, Peace of My Heart, Robert ammise che quella notte ebbe in effetti una discussione con Natalie, ma che questo non fu il motivo per cui scese dalla nave. E avanza anche un'ipotesi: la donna era pronta per andare a dormire, come si evince dal suo abbigliamento, ma il canotto era stato male ormeggiato e continuava a sbattere sullo yacht, producendo un rumore fastidioso che le avrebbe impedito di prendere sonno. La donna così decise di uscire sul pontile che era proprio adiacente alla sua cabina per agganciarlo meglio e fu in quel momento che la donna scivolò finendo in acqua e ferendosi alla testa. Ma di nuovo, perché non chiedere a Dennis di farlo per lei? Era lì per questo? Pagato dalla star per fare questo tipo di cose? Perché non farlo? Nel 2020 Robert Wagner accetta di parlare per un documentario su Natalie Wood prodotto e condotto da Natasha, la figlia di Natalie, dove l'uomo dà l'ennesima versione di quanto avvenne quella sera. Secondo questo racconto, meglio secondo questa nuova versione, mentre Wagner, la Wood e Walken erano seduti sui divani a bere, inizia una lite fra i due uomini. Natalie decise di andare a letto e lasciarli a litigare. Quando poi l'attore era andato in cabina, l'aveva trovata vuota. Sia Natalie che il canotto erano spariti. E di nuovo ipotizza che la donna fosse così arrabbiata da voler andare via dalla barca, oppure che voleva agganciare meglio il canotto perché sbatteva contro la barca. E abbiamo visto come entrambe le opzioni siano fuori da ogni logica. Per circa 30 anni la tragedia di Natalie venne archiviata come incidente. Incidente strano, misterioso, ma pur sempre un incidente. Il caso però venne riaperto nel 2011 in seguito alle dichiarazioni piuttosto tardive del capitano dello Splendor, Dennis Darwin. Dennis, dietro l'autocompenso, diede finalmente la sua versione dei fatti in un'intervista esplosiva. Ma quali furono queste sconvolgenti novità? L'uomo nel suo racconto parte dal momento in cui, dopo la cena, salirono a bordo dello Splendor. L'uomo sostiene che dopo la serata disastrosa al ristorante, gli animi sembravano essersi calmati. Dennis ricorda che Natalie mise sulla tagliera per il tè e l'atmosfera sembrava tranquilla. Sempre secondo il racconto tardivo di Dennis, l'unico a non essere tranquillo era proprio Robert. Anzi, l'uomo sembrava sempre più furioso, al punto che afferrò una bottiglia di vino e letteralmente la infranse sul tavolo di fronte a Natalie e Christopher. Natalie era non solo molto triste, ma anche profondamente imbarazzata per quel comportamento ridicolo dell'uomo. Christopher, forse per non alimentare la discussione, senza dire una parola, si rifugiò nella sua cabina e lì rimase, a suo dire. Anche Natalie uscì fuori dalla zona giorno e andò in cabina. Robert ovviamente la seguì. I due iniziarono a discutere così tanto che Dennis temette che i due si stessero aggredendo fisicamente e a quel punto dalla cabina di comando scese a controllare. Robert però lo cacciò malamente. Dopo un po' sullo yacht calò uno strano silenzio. Forse, pensò Dennis, i due avevano provato a calmarsi. Dennis però, per scrupolo, dice lui, andò a controllare. Si introdusse in cabina da cui si accedeva a uno dei pontili del Panfilo. Si trovò davanti una scena surreale. Robert in piedi sul pontile, con la schiena appoggiata, lo sguardo perso nel vuoto che gli diceva: «Natalie è sparita». «Ma sparita dove? Come?» Natalie venne cercata dappertutto a bordo. Poi Robert disse che anche il canotto era sparito.
A Dennis sembrò molto strano che la donna avesse preso da solo il gommone. Non era una cosa che avrebbe fatto, perché intanto non sapeva farlo e poi aveva terrore dell'acqua. L'unico a esserne convinto era proprio Robert. Stando a quanto detto da Dennis, l'uomo liquidò la faccenda con «Ma sì, sarà in un bar a bere». Questo pare, e ci tengo a dire pare, abbia detto Robert. Alle richieste di Dennis di chiamare i soccorsi, o quantomeno accendere una torcia e vedere se fosse in mare, Robert si rifiutò categoricamente. Anzi, aprì una bottiglia di liquore e si mise a bere. Ecco spiegato, secondo questo racconto, l'estremo ritardo nell'allertare i soccorsi. Prendiamo per buona questa confessione e analizziamo i fatti. Come ha fatto Robert a non accorgersi di quanto stava facendo Natalie a pochi metri da lui? Cioè, i due si sono probabilmente spostati dalla cabina al pontile fuori da cui si accede dalla porta esteriore della cabina. Perché non l'ha fermata? Perché si limita a dire è sparita come se lui non fosse stato lì a pochi metri da lei? A me questa cosa mi lascia davvero perplessa perché non capisco. Robert era lì. Da cabina dava sul pontile, quindi se la donna è caduta giù da quel pontile, lui era lì. Questa roba a me mi fa uscire fuori di testa, non capisco. Inoltre, Natalie è stata ritrovata a 1 chilometro dallo yacht. Poco distante da lei fu ritrovato anche il canotto. Secondo Robert, la donna era scesa col gommone per raggiungere la costa e andare a bere. Ammettiamo che avesse sfidato la sua paura e che davvero avesse deciso di manovrare il mezzo per raggiungere l'isola. Ma ci sarebbe andata in pigiama, in calzini? Era pur sempre una diva di Hollywood, non sembra avere molto senso. Oppure avrebbe potuto prendere lo yacht in preda alla rabbia, ma anche lì non ha senso. Natalie non sapeva nuotare, avrebbe rischiato inutilmente per fare una cosa che avrebbe potuto fare Dennis per lei. Non ha molto senso. Le indagini andarono avanti fino al 2012, quando il coroner dichiarò che Natalie potrebbe essere stata vittima di un'aggressione, ipotizzando anche che quei lividi se li fosse procurata prima di cadere in mare. E si affrettarono a cambiare lo status del certificato di morte da annegamento accidentale ad annegamento in seguito a fattori indeterminati. In poche parole, morte sospetta. Ma come si arriva a questo? C'è un particolare che emerge dall'autopsia che potrebbe mettere in discussione il fatto che Natalie fosse cosciente quando è caduta in acqua. La sua vescica era piena. Una vescica sana può contenere dai 300 ai 400 ml di urina. La vescica di Natalie, al momento dell'autopsia, ne conteneva 300, quindi era quasi piena. Se davvero fosse caduta in mare e avesse tentato di stare a galla, è probabile che avrebbe urinato in mare, anche solo per la paura di stare annegando. Il fatto che fosse piena suggerisce quindi che fosse priva di conoscenza quando è caduta in mare, forse perché qualcuno l'aveva picchiata. Nel 2018 Robert Wagner fu segnalato come persona di interesse nel caso di annegamento della moglie, anche perché secondo questa nuova versione fu l'ultimo a vedere Natalie viva, quindi fu un atto dovuto, diciamo così. Ma non solo, il coroner avrebbe avuto in mano nuove testimonianze che indicavano chiaramente come i due coniugi stessero litigando sul pontile quella notte. Durante un'affollata conferenza stampa, la portavoce del Dipartimento dello Sceriffo di Los Angeles, Nicole Nishida, disse: «Le dichiarazioni dei nuovi testimoni differiscono dalla versione originale riferita dai testimoni precedenti, tra cui i soggetti a bordo del Panfilo». Ovviamente la polizia si affrettò anche a dire che non c'erano gli estremi per formulare un'accusa di omicidio. Si stava solo indagando per stabilire cosa davvero fosse successo quella notte. E a riprova di ciò, Wagner non venne mai formalmente indagato. L'uomo però, oggi 92enne, fu chiamato ripetutamente a rendere delle dichiarazioni e si è sempre rifiutato di farlo e ad oggi mi risulta sia ancora così. Ma io lo so cosa vi state chiedendo dall'inizio di questa storia orribile. Ma Christopher Walken cosa ha da dire in proposito? Assolutamente nulla. L'uomo ha sempre sostenuto di essere rimasto solo con Robert per un po' e di aver raggiunto la sua cabina, addormentandosi come un sasso. E da allora non ha mai cambiato versione, o meglio, non ne ha mai più parlato. La sorella di Natalie, Lana Wood, in un'accorata lettera aperta indirizzata a Christopher, gli chiese di dire la verità e mettere fine a tutte le bugie dette fino a quel momento. Ma Walken non ha mai risposto a questo appello, anzi ha fatto sapere tramite i suoi avvocati che non avrebbe in alcun modo aiutato gli inquirenti nelle indagini.
In molti malignarono che lo faceva per non rivelare la verità, e cioè che fu davvero sorpreso con Robert. Ma in realtà, dalla testimonianza di Dennis, si evince come Walken abbia assistito alle prime fasi della lite fra Natalie e Robert e che se la sia filata in cabina. Di cosa avrebbe paura Walken? Ammettere che c'era stata una lite di per sé non renderebbe Wagner un sospettato di omicidio? Anche perché Wagner ha ammesso che ci fu una lite nelle sue differenti versioni. Dal 2018 non ci sono notizie sull'andamento delle indagini. Cioè, da quello che ho capito io sono abbastanza ferme. Nel 2021 lo scrittore Samuel Perroni, ex procuratore federale, ha annunciato la pubblicazione di un libro sulla misteriosa morte di Natalie Wood. L'uomo, attraverso una petizione alla Corte Suprema di Los Angeles, chiese di poter accedere ai faldoni dell'inchiesta per poterli integrare al suo libro e dare finalmente una verità oggettiva su quanto avvenne quella notte. Il libro uscirà a breve, cioè il 3 marzo del 2022, e ho potuto leggere qualche pagina di anteprima. A quanto pare lo stesso Perroni fu testimone uditivo di quanto avvenne quella notte. L'uomo infatti si trovava sullo yacht Capricorn insieme a John Payne e altri amici e tutti hanno sentito distintamente una donna chiedere aiuto e subito dopo una voce di uomo dire «Tranquilla tesoro, veniamo a prenderti!». Qualche minuto dopo non sentirono più nulla. Lì per lì non ci fecero caso, anche perché in un altro yacht nelle vicinanze si stava svolgendo una festa e i due pensarono a qualche stupido scherzo. Quando però Perroni e Payne appresero della tragedia avvenuta a pochi metri da loro, si accorsero con sgomento che quello che avevano sentito la sera precedente non era uno scherzo e si affrettarono a chiamare il dipartimento di Los Angeles che indagava sul caso, convinti di poter dare una mano alle indagini. Invece, stando a quanto dice Perroni, furono trattati malissimo dalla polizia e mai più richiamati per fornire ulteriori dichiarazioni. Inoltre, i due non vennero mai registrati come testimoni. Allora l'uomo si rivolse al Los Angeles Times, convinto che la stampa avrebbe avuto interesse a sapere. Subito dopo la pubblicazione dell'intervista, l'uomo venne avvicinato da un investigatore del dipartimento dello sceriffo di Los Angeles e lo stesso giorno ricevette una minaccia di morte al suo ufficio. Era chiaro, secondo Perroni, l'intento di metterlo a tacere. Il libro, quindi, che, ripeto, deve ancora uscire, promette di essere una bomba e promette anche di svelare quanto davvero avvenne quella notte. Io non so se riusciremo mai a scoprire cosa davvero accadde la notte di 41 anni fa, ed è triste che per tutti questi anni chi avrebbe potuto dire la verità abbia preferito tacere per proteggere la propria reputazione. È triste che un'attrice talentuosa come Natalie Wood abbia passato la sua vita con una profezia di morte che si è rivelata vera e che sia morta così giovane e così infelice. La misteriosa morte di Natalie rimane un giallo di cui forse non sapremo mai la verità. E si conclude così il mio video. Mettere insieme tutti i pezzi di questo complicato puzzle è stato davvero difficile. Tante versioni, tante illazioni e speculazioni, tante notizie un po' così, un po' gossipare, ma niente di realmente concreto. Si fa fatica a capirci qualcosa, in effetti. Spero che il mio racconto sia stato il più chiaro possibile. Voi cosa ne pensate? Cosa credete sia accaduto? Parliamone nei commenti. Se il video vi è piaciuto lasciate un like di supporto e iscrivetevi per non perdervi nessuno dei miei prossimi video. E a presto con una nuova storia crime. Ciao!